Pronto, buongiorno, parlo con la redazione del TG2. Chi parla? Sono un cittadino privato, avrei bisogno di una consulta. In che senso? Ma nel senso che volevo chiedervi spiegazioni riguardo al servizio che avete mandato in onda sull'Ucraina, dove avete postato le immagini di un videogame che si chiama War Thunder. Quindi da cittadino ho il diritto di saperlo. Grazie. Grazie. Romoli. Pronto, buongiorno, parlo con la redazione del TG2? No. Sì, TG2, mi dica. Ah, ecco, sì. Niente, volevo fare semplicemente una consulta riguardo un servizio che avete mandato in onda sull'Ucraina, dove avete passato delle immagini di un videogioco che si chiama War Thunder. E quindi volevo chiedervi come mai. Sono io. Ah, è lei che ha passato queste immagini? Ci ho passato 4-5 secondi. Ah, e come mai mettete le immagini di un videogioco su delle immagini reali e disinformate la gente? Questo vorrei chiedere. La cosa è abbastanza semplice. Sì. In questo momento i russi, che hanno il più importante e imponente apparato di disinformazione mediatica del pianeta, un'antica tradizione che deriva ancora dalla formazione sovietica, Putin fra l'altro è ufficiale che ebbe, quindi ha quella formazione lì, stanno facendo due azioni fondamentalmente sull'Ucraina. Stanno cercando da un lato di oscurare completamente la guerra, cioè noi non abbiamo immagini. Visto che non abbiamo immagini, di un videogioco, questo facciamo? Attenzione. Su un TG nazionale? Un lato, no, io le chiedo. Da un lato, no, le sto rispondendo, da un lato non abbiamo immagini, perché i russi non permettono di girarle. Okay. Dall'altro ci dobbiamo affidare, e questo è un problema, alle immagini che circolano sui sistemi interni in parte, quindi le agenzie, ma le agenzie stesse le riprendono dalla gente con i telefonini, perché sono gli unici che girano, sono le persone con i telefonini. Certo, ma dalle persone con i telefonini ai videogame c'è una bella differenza, mi scusi. No, ma attenzione. Io cosa faccio per trovare le immagini? Sono qua da 5 giorni, non esco dalla redazione, dalla mattina. Però l'importante è passare mattina. Delle immagini, giusto? No, io le sto chiedendo perché comunque questa è disinformazione, lei sa che è un reato, lo sa che i vostri nomi sono pubblici sulle pagine. La disinformazione non è un reato. Guardi, stia attento che io sto registrando questa chiamata, poi nel senso ci saranno delle conseguenze in base a quello che lei dice. Mi ascolti. Ah, io l'ascolto tutto il tempo del mondo. Mi ascolti bene. Registrare la tua conversazione, fra l'altro, è un reato. Non importa, lo faccia pure, ma quello è un reato. Ascolti bene. La situazione è, siamo di fronte a una massiccia campagna di disinformazione da parte dei russi e noi giornalisti siamo il target. Non siamo i colpevoli, siamo le vittime, siamo i bersagli. No, mi scusi, in questo caso la devo correggere. No, le vittime bene, sono una povera bene, gente a casa che guarda la TV e crede che voi mandiate delle immagini reali. Solo che credete che siamo stupidi e non ci rendiamo conto di quello che pubblicate. Allora, mi ascolti bene. Ah, io lei l'ascolto. Purtroppo è capitato male. Ah, ma mi sa che lei è quello che è capitato male, non io. No, mi ascolti, capito male, senso buonario. Io sono... per quello che faccio, ho scritto libri su questo, sono un esperto di sta roba qua, cioè di manipolazione delle informazioni, mi sta dicendo questo? Lei è un esperto nel manipolare le informazioni? Io chiedo. No, sono un esperto, sì, se mi lascia parlare te lo spiego. Sono, ho scritto libri, segno università, studio la manipolazione dell'informazione. Ah, quindi è un esperto della manipolazione? Okay. Sì, nel senso anche che l'ho studiata. Anche nel divulgarla? No, assolutamente. E allora come mai sul TG nazionale vanno immagini di un videogame? Le sto spiegando, se lei non mi lascia finire, non le sto spiegando. Ma non mi sta spiegando niente, mi sta facendo un giro. No, se non mi lascia finire, no, è un giro. Allora, quando io vengo bombardato di N informazioni stesse che sono frammentarie e irregolari, quando ricevo dal sistema nel suo complesso, che ormai è fatto di agenzie video, ma anche del sistema del web, ricevo tutta una serie di informazioni e io devo decrittarle e decidere questa è buona, questa è falsa, questa è buona, questa è falsa. Non le dico,
Io ne sto ricevendo di false appaccate e non le pubblichiamo. Ogni tanto sbagliamo perché siamo esseri umani. Ma mettere le immagini di un videogame non mi sembra che sia proprio uno sbaglio. No, è uno sbaglio. È uno sbaglio. Allora magari non potreste mandare in onda un servizio dove dite che vi siete sbagliati, che così la gente la smette di credere a delle stupidaggini, perché la gente allora, vi crede. Mi ascolti una cosa. E c'è un altro punto, disgraziatamente, sempre dopo veramente è capitato male. Io prima di fare il giornalista ho fatto un militare per metà della mia vita. In guerra ci sono stato. Quindi? Ho fatto l'Iraq e ho fatto l'Afghanistan. Quindi conosco, ho visto quel tipo di bombardamenti. Ma che cosa c'entrano i videogame? È che alla fine lei non sta... No, adesso mi lasci finire. No, ma che a me la sua vita mi interessa molto poco. Io ho fatto una domanda chiara e concisa. No, e le ho detto, stia attento a quello che dice perché io la sto registrando. Siccome io le ho visti... Aspetta, è un reato registrarmi. Siccome non è nessun reato registrarle, nemmeno divulgare la registrazione. Non si preoccupi che dopo questo andrà a finire. Le garantisco che lo è. Allora, lei prenda poi le sue provvedimenti, io prenderò i miei, non si preoccupi. Siccome ho visto dei bombardamenti aerei, li ho visti di persona, le garantisco che quelle immagini, che peraltro ho passato per pochi secondi, 2 o 3 secondi in totale io ma sta cercando di spiegarmelo, non capisco. No, non sto cercando di spiegarmi, sto spiegando quello che ho fatto, niente a spiegarmi. Ho passato quelle immagini per 2 secondi insieme a tante altre, perché le ho misurate proprio. Ovviamente mi sono girati i cosiddetti per aver sbagliato. Tutte le volte che commetto un errore mi girano i cosiddetti. Ma lo sa che gli errori si può rimediare, quindi non è che lei adesso ha le mani legate. Io non posso rimediare, cos'è? Può rimediare. Io tutti i giorni, anche adesso, mentre stava parlando, stavo guardando delle immagini che ho ricevuto. Sì. Ritengo che siano buone, queste per esempio. Sì. Ma posso sbagliare? Sì, posso sbagliare. Ma certo che può sbagliare, ancora. L'errore è ammissibile, ma bisogna anche recuperare. Sbaglierò ancora e mi creda, ma come faccio? Cosa devo dire? Che ho passato due secondi, dicami, ho fatto errori ben peggiori di quello. Mi creda, io ho fatto errori molto peggiori di quello. Poi mentre la vita l'ha fatta anche la facciamo tutti. Ma certo, però lei sta continuando a raccontarmi la sua vita che poco mi interessa. Ma no, le spiego perché sono una persona estremamente preparata a dire queste cose. Sì, non ma lo vedo che è estremamente preparato a fare giri di parole soprattutto, però non ma rispondermi no, concisamente. Ma fra l'altro, mi scusi, stiamo parlando fra misura. Lei come si chiama? Io mi chiamo Andrea Romoli. Va bene, e io mi chiamo Davide e basta. Può scrivere proprio bene, Davide e basta. Ma io non voglio scrivere niente. Ma scriva, a me guardi che interessa poco. Ma perché devo scrivere? Io ho diritto di chiamare e fare delle domande. Ma certo, infatti lo sto rispondendo. Ma la sento un po' nervoso, per caso la rende nervoso questa chiamata? Ma non dormo 5 ore per notte. Mi immagino, ma allora si metta a fare bene il suo lavoro, quindi a divulgare la verità, non a divulgare delle immagini false, perché questo è reato, lo sa, tra l'altro in un telegiornale nazionale. Mi creda. Ci siamo o no? Stia tranquillo. Ma io sono tranquillo, non si preoccupi, guardi. Io più sono tranquillo sicuro, di me. Io sono sicuro che prima che finirà questa roba, che spero finisca prima possibile, farò altri errori. Ma ne e sono sicuro, ne sono certo, e io le auguro di non farne tutti, tanti, ma le auguro no, di... No, ma io ne sono sicuro che le schierarsi dalla che parte farò della anche verità. Tanti, la parte della verità per me è raccontare il fatto che un popolo viene massacrato e invaso, massacrato da... Vabbè, non devo dire cosa penso di quelle persone che stanno facendo quello che stanno facendo in Ucraina. Sì, ma infatti io non sono andato su quella maniera. Questione, perché non ecco, né mio interesse quei due secondi, su questa quei due questione. Secondi, quei due secondi sbagliati. Sbagliati, quei due secondi però sbagliati, messi apposta, sbagliati, giusto? No, non erano messi apposta, mi creda, no. In questi giorni... Le è scappato il dito? Cosa giorni, mi sta dicendo? Le è scappato no, il dito? Ma in questi giorni in Ucraina, quelle esatte immagini si stanno riproponendo tutte le notti, perché quel tipo di proiettili traccianti della contraerea, sì. Qui sono proiettili traccianti della contraerea, sì. Occhi e croci 20 o 30 sì. mm. Di sono un videogame, di un videogame, perché lei all'inizio sì, ma, mi ha detto che le immagini reali non ne avete. Sono identici, no, quelle immagini non le avevamo. Ovviamente. Sono identici, allora passate le immagini del film Terminator, tanto sono identiche, cioè a questo punto a che cosa stiamo giocando? No, è cinema? Non è immagine, però per certi versi lo è, amico mio, per certi versi lo è.
purtroppo per certi versi. Quindi lei mi ammette che voi apposta utilizzate delle immagini pur di passare le notizie? No, sto dicendo non che noi usiamo, che gli altri le stanno usando. Gli altri, però lei partecipa, quindi lo sa che la pubblicità... Purtroppo io sono un bersaglio. No, gliel'ho già detto, il bersaglio è la gente, lei è quello che sta sparando i colpi, questo che non ha capito. Di me, certo, attraverso di me volete colpire la gente. E noi siamo l'ultimo argine. Noi siamo l'unico argine per impedire che voi siate invasi di merda, scusi questo termine, non dovrei usarlo visto che mi sta registrando, però lo uso. Noi siamo l'unico argine e fermiamo il 90% della merda che vi tira, anche il 95% della merda. Qualcosa ci scappa, perché siamo esseri umani. Ma la quantità di fake da cui siamo bombardati tutti i giorni, lei non ha un'idea. Ma mi scusi, non ci sono degli inviati, non avete degli inviati, non siete capaci Allora, purtroppo gli inviati sono proprio sul terreno, proprio perché sul terreno vedono meno di quanto vedo io. Beh, e allora fate dei servizi gli inviati più etici, sul terreno, gli inviati ma la verità è una, non è che c'ha le connotazioni di vicio o le sfumature. No, ma la verità è che stanno massacrando un paese e che immagini esattamente come quelle che ha visto lì, tutti esattamente identiche, tanto che io ho sbagliato, io che ho visto dei bombardamenti aerei. Ah, lei ha sbagliato, ha preso confuso. Un pezzo di videogame, guardi che io non la sto capendo molto e probabilmente lei ha scritto dei libri, ma è molto semplice, ho sbagliato perché quel videogame era fatto talmente tanto bene che mi ha tratto in inganno. E ora che però lo sa, non ha intenzione di redimersi? Guardi, stamattina... Beh, cosa può fare? Manda in onda un servizio e dice ci scusiamo, ma c'è stato un errore, determinate immagini l'ho sbagliate, perché guardi che voi state trucidando la mente delle persone. Stamattina abbiamo discusso di questo argomento la relazione, e io ho proposto, e se Dio vuole mi hanno dato retta, mi hanno accolto, benché siamo senza personale tutto quanto, di creare una task force interna che vaglierà tutte le immagini che ci arrivano, di gente che fa solo quello, vaglia tutto, perché io posso sbagliare, sono stanco, sto facendo un pezzo in fretta, sbaglio. Certo, ma non si continui a giustificare, perché tanto io non è che le farò qualcosa. Non sto spiegando, io semplicemente la voglio mettere davanti alla realtà. E le dico, se lei ha fatto il militare, mi faccia parlare un secondo. Per favore. Mi do risposta su quello che stiamo facendo. Abbiamo creato una task interna alla redazione che vaglierà tutte le immagini. Va bene, da qui in avanti. Questo ora facciamo. Mi lascia solo concludere in questo modo, perché poi tanto va bene, mi ha soddisfatto con le risposte, io sono contento. Le dico solo questo, se lei ha fatto il militare prima, si ricordi quello che è l'onore, ok? Ok? Ah, non lo deve dire a me. Va bene. La ringrazio e buona serata. Arrivederci. La ringrazio tanto. Salve. Buona serata a lei.